Piccoli, mi ricordo 6 anni fa mia moglie era incinta, siamo andati in piscina, lei col pancione, si è avvicinato un bambino alla pancia di mia moglie, l'ha guardato e gli ha detto: signora, cosa c'hai lì nella pancia? Il mio bimbo a cui voglio tanto bene. Allora perché l'hai mangiato? E io lo chiamerei il saggio della montagna che arriva, vi delizierà con questa. E ricordate bene, ragazzi, quando a montagna gal capeo, o che sei brutto o che sei bello. Ok, il momento. Se tu mi dai la fe, se tu mi dai la fe, se tu mi dai la felicità, io ti darò il mio ca, ti darò il mio ca, ti darò il mio cammino amore. E sentirà le va, e sentirà le va, e sentirà le parole che non ho detto mai. Poi in mezzo alle valle di Comacchio, una zona sfigatissima dove c'era nebbia tutto l'anno, ma nebbia mica che scherzo, non come avete qua in Romagna con una nebbiolina ridicola, nebbia vera. Stamattina la fermata dell'autobus era così fitta che ho tirato fuori il fazzoletto e ho soffiato il naso a un altro. Se io provassi a chiamarlo, cosa dice? Viene, bene, potrebbe venire qua. Sì, chiamalo. No. Giuseppe? Sì? Giuseppe? Sì? E quando andiamo alle feste dell'unità io ho la propensione a andare alla pesca, sai dove ci sono quei bigliettini? Ah, io non resisto, non... Solo che una volta siamo andati, forse qualcuno di voi conoscerà questo posto che si chiama Basiago. Cos'era il bello della pesca di Basiago? Cos'è il bello? Che se era una fiera dell'agricoltura si vincevano gli animali da fattoria. Lo vedo tornare con un sorriso da bambino che si è fagocitato un barattolo di Nutella, mi guarda e mi fa: Giuseppe, ho vinto il struzzo! No! Casa dei Ermeti. Cioè, solo se non tutti sanno che, secondo un recente sondaggio, un italiano su 4 sta più comodo dei 4 sotto di lui. Forse non tutti sanno che gli uomini sposati vivono più a lungo, o forse è il tempo che sembra non passare mai. E sono anche qua, in mezzo a voi, in mezzo a noi, e noi non lo sappiamo. E sono loro, i pensionati. Il vero pensionato è quello che prima di decidere se fare benzina passa a piedi al distributore, ti guarda e ti fa: se io vengo dopo con la macchina, lei c'è o va via? A me piace prendere per il culo la gente, faccio finta di essere aperto e quando entro le macchine scappo via. Mai andare in spiaggia per rilassarsi con la moglie. Guarda quella, no ma guarda quella, guarda quella, avrà 25 anni in top e hai visto che ha le tette rifatte, hai visto che ha le tette rifatte? No, mi dispiace però. No ma guarda la sua amica, guarda la sua amica, guarda la sua amica, dov'è il piercing? Guarda dov'è il piercing? Guarda dov'è il piercing? No ma che già mia moglie come dice piercing mi fora i lobi delle orecchie. Guarda dov'è il piercing? Guarda, guarda fin dove si sono fatte la ceretta, guarda fin dove si sono fatte la ceretta, guarda fin dove si sono fatte la ceretta, guarda... Non guardare fin dove si sono fatte la ceretta, non guardare fin dove si sono... Fai la scultura dell'altra volta. La scultura... No, non c'è... Come si sa, tengo io la tasca? E tu in gioventù e adesso... Arriva il suo amico, quello con le mani dietro,
Laura Schneid. Ah, Shavut Kaltegger. Hai un po' da dire? Ah, niente da dire. Ti maldico a me. Ah, te de con te. Ah oui, ciao. Vabbè. Senta che... Ah. Vabbè, una volta... Una volta? Ah, una volta... Una volta sì. Adesso? Adesso no. Con noi, nell'ordine, Marco Gondarini. Lorenzo Lanzoni. Sasha Spaziano. Le mani che vuole distruggere. Enrico Zambianchi. Vediamo adesso il suo altro collaboratore, questo quando altro, grande metro, Umberto Rizza, che sono stati con noi.